Buonasera a tutti, stasera si parla di Napoleone. Presentiamo questo libro, Vittorio Griscolo e i fu, La morte di Napoleone, edito dal Molino l'anno scorso. A parlarne con noi ci sarà l'autore, Vittorio Griscolo, che ha insegnato storia moderna e storia dell'età dell'illuminismo e delle rivoluzioni all'Università Statale di Milano. Ha scritto tra i suoi libri Giacobino Pietro Custodi, Albori di una democrazia nell'Italia rivoluzione e poi anche una biografia di Napoleone edita dal Molino nel 2015. Questo è il libro di cui parleremo stasera, che si divide in nove capitoli. Sant'Elena, quindi Napoleone quando andò in esilio, il moderno Prometeo, la malattia e la morte, il testamento, l'ego nel mondo, Lutti formali e lacrime vere, il capolavoro politico di Las Casas, le origini della leggenda e il ritorno. È un libro molto bello che si legge benissimo, pieno di tante cose, e che inizia una biografia che inizia verso la morte di Napoleone, quando Napoleone venne mandato in esilio a Sant'Elena, nel pieno dell'oceano, con una piccola corte. Poi, dopo morì, venne sepolto lì, la sua salma ritornò in Francia, quello molto dopo, e ce ne parlerà con noi l'autore Vittorio Criscuolo. Affronteremo questa discussione in diversi temi, delle tematiche abbastanza interessanti, perché c'è una vita prima della morte, ma c'è una morte, dal titolo della poesia manzoniana, Ei fu, ma ci sarà anche una vita dopo la morte, una vita letteraria, una vita di fatta di sia non solo di letteratura, ma anche di altre cose, nel senso della Ei sarà, insomma, nel senso che ha fatto produrre molto Napoleone, ha fatto produrre molto. Quindi io darei subito la parola a Vittorio Criscuolo, per parlarci della corte di Napoleone a Sant'Elena attraverso le memorie, di cui lui ha studiato. Prego. Io desidero innanzitutto ringraziare Armando Pepe per questo invito, di cui sono davvero molto lieto. Fra l'altro lo conoscevo, ma non di persona. Questa è stata una buona occasione per incontrarci, per conoscerci di persona. Però devo dire che conoscevo queste sue iniziative, perché diverse di queste iniziative che lui ha già promosso nei mesi scorsi, ho avuto modo di seguirlo con grande interesse. Quindi devo dire che apprezzo molto questo modo di presentare i libri e di diffondere i contenuti e di discutere anche i contenuti in maniera critica. Ecco, la Corte si può subito dire che questo è un elemento non troppo positivo dell'esilio di Napoleone a Sant'Elena, perché non trovò dei compagni in grado di sostenerlo e anche di consolarlo nei momenti più difficili di un periodo certamente molto triste e conclusivo della sua vita. Furono uomini presi un po', diciamo, all'occasione, nel senso che non erano uomini di primo piano. I più importanti collaboratori di Napoleone erano morti, Duroc, per esempio, che era il maresciallo del palazzo, e anche Bertrand, che proprio era morto già appunto il 1 giugno del 15, in circostanze ancora misteriose per certi versi. Il personaggio più importante è Bertrand, che era succeduto a Duroc come maresciallo del palazzo, ma in realtà era un personaggio molto mediocre, fedele a Napoleone, estremamente legato alla sua figura, ma non aveva certo un passato particolarmente glorioso, né era un personaggio molto, diciamolo pure, intelligente. Ecco. D'altra parte, va a Sant'Elena con la moglie, la quale assolutamente non voleva seguirlo. Quando sulla nave inglese seppe che si andava a Sant'Elena, cercò di buttarsi a mare. E poi a Sant'Elena creò ogni sorta di problemi con Napoleone, perché premeva sul marito perché lasciasse l'isola, una realtà che per lei evidentemente era insopportabile. Poi ci fu come altro personaggio Montholon, e questo è un personaggio interessante, singolare, nel senso che è davvero un po' la figura dell'avventuriero. Va a Sant'Elena soprattutto perché è oberato di debiti e trova in questo l'occasione per trovare una dimensione nuova, e anche probabilmente come poi accadde, per trovare un vantaggio personale. Lo accompagnava la moglie, e anche questo è un personaggio che ha avuto poi letteratura, anche in qualche modo filmografia, nel senso che è anche lei un po' un'avventuriera, che lascerà Sant'Elena prima della morte di Napoleone, ma non mancavano voci di
di una certa simpatia o comunque di una qualche relazione fra Napoleone e la moglie di Montalon. Fra l'altro si disse che uno dei due figli di Montalon, nata in una femmina a Sant'Elena, potrebbe essere stata addirittura figlia di Napoleone. Ci sono una serie di pettegolezzi. Tra l'altro il personaggio, si può dire, è abbastanza caratterizzato dalle sue scelte. Quando con i figli prese la nave per tornare in Inghilterra, siamo nel 19, sulla nave si legò con un ufficiale inglese che lo accompagnava e poi in Europa si legò a lui e quindi poi il rapporto con il marito Montalon cadde completamente quando ritornò in Europa. E poi c'è Gourgaud che anche lui lascia Sant'Elena prima. Questo è un uomo, è un militare generoso, anche orgoglioso di sé, però aveva un caratteraccio e trova il modo di litigare con tutti perché riteneva che non fosse dire, sufficientemente onorato nelle circostanze in cui si viveva a Sant'Elena e quindi alla fine ruppe con tutti e Napoleone fu molto contento quando egli lasciò finalmente lì. Ecco, il personaggio più interessante è sicuramente Lascano, perché è un civile e anche lui però bisogna dire su di lui c'è in qualche modo un'ombra, voglio dire. Fu certamente la persona con cui Napoleone si trovò più a suo agio, che è una persona intelligente, un buon parlatore. Fra l'altro conosceva l'inglese, cosa molto importante, e soprattutto poi aveva questa capacità di intrattenere Napoleone. Gli mancò molto quando lui andò via, però anche lui andò via molto prima, andò molto presto. Alla fine del 1816 lasciò l'isola e ritornò in Inghilterra. Gourgaud, che non gli voleva bene, ma diciamo pure lo odiava, disse senza mezzi termini nelle sue memorie che in realtà era andato a Sant'Elena per scrivere un libro. Quindi, e questo probabilmente possiamo anche dirlo, possiamo anche in qualche modo confermarlo, perché effettivamente ci sono molti sospetti che, raccolto il materiale per l'idea, per il libro che di memorie di Napoleone che voleva scrivere, si sia fatto espellere da Sant'Elena creando apposta un incidente. Non entriamo nei dettagli, insomma, questo è un po' il quadro. Ci furono anche molti liti in questa corte, molte liti, gelosie, invidie, come si vede in qualche modo anche da quello che ho detto un po' finora sommariamente. Quindi lui stesso Napoleone si lamentò più volte di questo, ecco. Siete qui per consolarmi, invece mi crea. Lui dovette intervenire più volte per dirimere queste gelosie, per smussare le difficoltà che nascevano anche dai caratteri diversi. Insomma, non fu una corte particolarmente benigna e non fu una compagnia felice. Quelli che più si trovò vicino furono naturalmente i suoi servitori, quindi il Marchand, il Mameluco Ali, che poi in realtà era francese, e i servitori davvero sono coloro che lui stesso lo disse nel testamento: Marchand è stato per me un amico, e furono coloro che gli furono fedeli fino alla fine, in maniera assoluta e incondizionata. Ma ripeto, la piccola corte che egli creò a Sant'Elena gli diede molti più problemi di quanti egli invece ne immaginasse e fu certamente non una grande consolazione per Napoleone. Egli però voglio mantenere, questo è interessante, si può dire, egli ci tenne molto a mantenere anche lì, in quella piccola isola, in quel piccolo edificio, tutto sommato molto modesto, in cui viveva, il protocollo imperiale, che volle fino alla fine ribadire che egli era stato ed era ancora l'imperatore dei francesi, agli occhi degli inglesi, i quali invece gli rifiutavano costantemente questo titolo, lo chiamavano sempre solo generale, e come tale, anche con gli onori dovuti a un generale, organizzavano il suo funerale. Gli procurò una certa sofferenza questo immagino, anche da parte degli altri ufficiali inglesi, insomma, gli altri quando lo chiamavano generale, insomma, non Sì, importa. ma a parte il fatto personale, era un fatto politico. Naturalmente egli voleva dimostrare la legittimità della dinastia che egli aveva fondato. C'era ancora il figlio, anche se probabilmente era già abbastanza vecchio, non aveva mai regnato. Poi comunque in buona parte tornavano al potere con il nipote. Allora, ancora abbiamo detto il primo punto, il secondo, l'eco della sua morte nel mondo. Ci intercorsero quasi 2 mesi prima che la notizia della morte di Napoleone arrivasse in Europa. Anche questo, mancavano telegrafi e tutto, quindi la notizia corse lentamente, arrivò in Europa, però destò una certa eco, una vasta eco, soprattutto in Francia. Sì, per comprendere
per comprendere l'emozione o comunque le reazioni suscitate dalla notizia della morte, bisogna un po' vedere la condizione della Francia e dell'Europa in quel periodo. Intanto in Francia è un momento di forte reazione legittimista nei confronti delle forze liberali, perché l'anno precedente era stato ammassato l'ultimo erede al trono della dinastia borbonica, il duca di Berry, e questo assassino aveva provocato una forte reazione. Quindi siamo all'inizio del 1821, c'è una svolta fortemente reazionaria nella politica interna dei Borboni. E poi non dimentichiamo la situazione europea, perché il 20-21 sono anche gli anni dei moti. La Spagna, la Grecia che rivendica la sua indipendenza ed è sostenuta dallo zar Alessandro I, e l'Italia, proprio pochi mesi prima erano stati stroncati in Italia i moti di Torino e di Napoli. Quindi un'Europa in cui le forze liberali si erano sviluppate, avevano anche tentato con dei moti di rovesciare in alcune realtà l'assetto creato dal congresso di Vienna. Questo bisogna dirlo, quindi è evidente che tutto questo condiziona fortemente la ricezione della notizia in Europa. La Francia. Devo dire che tutto sommato in Francia in un primo momento la notizia non suscita un'enorme emozione, qui bisogna distinguere. È una distinzione importante per capire anche poi gli sviluppi successivi della leggenda napoleonica, eccetera. Nelle classi colte, nelle classi alte, tutto sommato non ci fu una enorme emozione. C'era certamente ancora il peso di un giudizio negativo su Napoleone, sul suo autoritarismo, e quindi correnti che in qualche modo erano state influenzate da principi liberali non ricordavano con piacere un regime autoritario. E d'altra parte poi bisogna anche dire che c'era una certa freddezza di fondo nei confronti appunto anche dello spirito di conquista di Napoleone, aveva sconvolto l'Europa, insomma, non c'era un'immagine tutto sommato positiva in una prima fase. Ecco, se vogliamo dire la forte emozione, la reazione davvero vivace, profonda, sentita, si ha nelle masse popolari, questo bisogna dire. Il mito di Napoleone è innanzitutto popolare. Nel 1815, già quando naturalmente viene mandato a Santella, inizia già una fase di rimpianto per Napoleone, rimpianto per un'età, al confronto di una restaurazione borbonica che era naturalmente, come dire, vista molto negativamente. Ecco, di fronte, anche qui è interessante, quale Napoleone veniva amato e ripreso nei ricordi, anche nella vita popolare delle città, di Parigi in particolare. Era il Napoleone re della rivoluzione, colui che aveva garantito i principi rivoluzionari di eguaglianza in qualche modo. E questo era appunto quello che urtava profondamente con una realtà della Restaurazione che invece metteva in discussione, ecco, i soldati poi naturalmente. Quale maggiore, come dire, contrasto, più forte contrasto? Napoleone aveva portato il tricolore a trionfare in tutta Europa. I Borbone, Luigi XVIII, soprattutto nella seconda restaurazione, nel 15, ritorna, come si diceva, nel furgone degli stranieri, cioè imposto dalle potenze riuscite, diciamo, la Francia che si era dimostrata chiaramente riluttante ad accettare la legittimità borbonica. E poi soprattutto anche, quindi i soldati rimpiangevano in qualche modo, poi anche soldati certamente anche che erano stati penalizzati dai Borbone. E quindi che ricordavano ancora l'epopea napoleonica, e questo si tramandava anche attraverso i racconti proprio personali, individuali, familiari. E quando muore Napoleone nel 21 c'è una profonda emozione, e c'è l'idea appunto di una ripresa del mito napoleonico in maniera profonda nel popolo francese. Non si poteva apertamente, naturalmente, non dimentichiamo un altro aspetto importante quando valutiamo l'impatto della notizia. In tutta Europa non c'era libertà di pensiero, di espressione, tranne l'Inghilterra. Però, nonostante questo, anche in Francia si trovava il modo per ricordare la violetta, per esempio, la violetta napoleonica, che era un simbolo che veniva esposto e che evidentemente voleva richiamare l'epopea Napoleone. E poi stampe, canzoni popolari, anche l'idea appunto che Napoleone non fosse morto, compaiono in diverse zone della Francia falsi Napoleoni, Napoleoni redivivo,
E queste notizie si trasmettono di villaggio in villaggio, fino naturalmente che questi impostori venissero arrestati o comunque scomparissero. Ma è un tutto un mondo popolare che si manifesta anche attraverso opuscoli, pamphlet, poesie, che non sono di matrice culta, sono proprio di matrice popolare. È il vecchio soldato che piange sulla tomba di Napoleone, sono i vecchi soldati che ricordano la gloria di quelle battaglie che avevano combattuto in tutta Europa. È una Francia profonda, popolare, che rimpiange un'età e che confronta quell'età di gloria e anche di eguaglianza nella vita sociale, la confronta con la grigia e cupa realtà della restaurazione borbonica. Il mito è innanzitutto popolare. Se guardiamo le classi colte, molte anche di coloro che poi saranno protagonisti della leggenda, che esalteranno il mito di Napoleone, che ne saranno anche in qualche modo gli artefici, in questa fase sono freddi. Io faccio un solo esempio che forse è il più significativo, ma se ne potrebbero fare tanti altri: Vittorio Hugo è influenzato dalla madre, che è una legittimista, e tutto sommato ha un atteggiamento estremamente freddo, se non ostile, nei confronti del ricordo di Napoleone quando appunto apprende la notizia della morte. Occorre che passi qualche anno. Nel 21 passeranno 6 anni e nel 27 ormai Vittorio Hugo, che d'altra parte recuperava la memoria dell'altro genitore, cioè del padre, che era stato invece un ufficiale napoleonico, recuperando questa memoria, nel 27 Victor Hugo diventa forse il più importante artefice della leggenda in Francia. E proprio da quell'anno lì la leggenda anche in Francia si afferma con forza. Forse più fuori di Francia ci fu un'emozione profonda. Beh, qui si potrà fare il caso, naturalmente, che è davvero importantissimo anche per l'eco europea che ebbe di Manzoni, il 5 maggio naturalmente. Qui davvero Manzoni qui in 3 giorni scrive la sua poesia e poi la manda a molti amici, per esempio conoscenti, Lamartine, mi sembra la conobbe prematuramente prima che fosse pubblicata, anche qui non si poteva pubblicarla, quindi non a caso ci fu un esperiente per pubblicarla poi il tempo dopo. Però ecco, l'emozione profonda di Manzoni rispetto alla morte di Napoleone, al di là dell'idea che poi lui si sia alla fine convertito, abbia trovato la pace vera soltanto nella fiducia, nella fede di Dio, nella grazia di Dio che sarebbe scesa appunto a consolarlo, ma al di là di questo, comunque, questa emozione profonda espressa dalla poesia davvero è significativa e esprime un sentimento che almeno nella cultura europea è molto diffuso. Farò solo un altro esempio: in Germania, Heine, che è un altro protagonista della leggenda, anche qui c'è una profonda emozione alla notizia della morte di Napoleone, e poi soprattutto ricordiamo anche nella stessa Inghilterra un altro grande protagonista della leggenda, c'è Byron. Forse più fuori di Francia. La Francia era stata troppo segnata dal despotismo napoleonico e era troppo segnata dall'ostilità nei confronti di un regime così autoritario, almeno nelle classi alte, nelle classi colte, per vivere in un primo momento una effettiva partecipazione, un'effettiva emozione, naturalmente. E questo è significativa questa differenza. Fai molto uso della letteratura all'interno del libro, cioè si vede, insomma, come Napoleone è entrato a pieno titolo nella letteratura francese, a Balzac, a Hugo, quello che mi dicevi appunto io, mi veniva in mente I Miserabili, quando i giovani erano buonapartisti, e il vecchio, quello che teneva 93 anni, insomma, era contro al nipote, insomma, e non accettava i titoli nobiliari rilasciati da Napoleone. Quindi, cioè, stesso fotograficamente. Hugo fa vedere qual era la società francese del 1830 quando stanno i Miserabili. Ora parliamo, arriviamo alla leggenda. Tutta letteratura, morte, sentimento popolare crea la leggenda e questo è uno dei nodi di ciò che tu hai scritto, che hai messo bene in luce, che poi hai toccato precedentemente. Se vuoi dire qualcosa in più sulla leggenda che si è creata Sì, ecco, qui per esempio per quanto riguarda la leggenda possiamo osservare innanzitutto due aspetti, mi pare, per orientarsi anche in questa straordinaria messe di poesie, opere d'arte, romanzi, teatro, anche opere teatrali che celebrano in vario modo la figura di Napoleone. Ecco, una prima importante indicazione, a mio parere, ce la dà Stendhal. Stendhal era anche lui in fondo un bonapartista, nel senso che aveva un profondo legame con Napoleone, però un legame che fu sempre in qualche modo critico.
nei confronti di alcuni aspetti della figura di Napoleone. Anche questo si riflette nel suo tentativo, poi fallito sostanzialmente, di scrivere una biografia di Napoleone, che egli iniziò e che poi lasciò incompiuta e che sarà pubblicata poi solo molti anni dopo, nel 1930, ma ripeto, incompiuta. Ecco, in questo testo Stendhal dà un'indicazione significativa. Dice, io lo chiamo Napoleone perché durante la sua vita tutti i suoi nemici lo chiamavano Napoleone Buonaparte, non Bonaparte, per ricordare le sue origini corse, le sue origini naturalmente non aristocratiche, per denigrare quest'uomo anche straniero alla Francia, si ricordava anche questo, che non era francese in origine. Ecco, quindi io lo chiamo Napoleone, non Bonaparte, però devo dire che certamente Bonaparte ha compiuto azioni più grandi e più pigre di quelle che ha compiuto Napoleone. Qui ci dà un'indicazione importante, cioè distinguiamo Bonaparte e Napoleone, cioè il Bonaparte che è la spada della rivoluzione, che è l'erede della rivoluzione, che afferma intanto in Francia i principi fondamentali della rivoluzione e poi li diffonde attraverso la conquista in larga parte dell'Europa. E invece Napoleone, che è l'imperatore trionfante, colui che ha resuscitato la monarchia abbattendo la Repubblica, colui che addirittura ha fatto rinascere una nuova nobiltà. Questo è qualcosa che naturalmente in molti ambienti non veniva vista in maniera favorevole. E Stendhal appartiene a questo, ma è una distinzione che mi pare si ritrovi anche in altro. Lo stesso Heine alla fine dirà appunto che distinguerà questo. Bonaparte sì, Bonaparte certamente, il giovane generale che vince in Italia, che diffonde ovunque i principi della rivoluzione, li afferma. Napoleone no, Napoleone in qualche modo viene visto con molte riserve da parte di numerosi ambienti francesi, ma anche direi europei. E su questo poi si può dire qualcosa in più, perché è proprio Bonaparte che è all'origine del mito napoleonico che si diffonde già nelle masse popolari. Il Napoleone erede della rivoluzione, che era appunto incarnavo quei principi fondamentali della rivoluzione che invece i Borbone mettevano in discussione. Ma ecco, fare un esempio molto concreto. Stiamo per esempio nella Francia della Restaurazione. Un contadino che avesse per esempio acquistato come beni nazionali delle terre della Chiesa o delle terre di un nobile francese e si trovava in una condizione in cui si parlava, no, di una possibilità di cancellare queste conquiste, questi beni, che erano certo garantiti dalla carta di Luigi Certesa, ma comunque c'era il pericolo che tornasse il nobile, che la Chiesa aggressiva di quegli anni potesse rivendicare, no, quei beni. È chiaro che un uomo di questo tipo guardava la rivoluzione come anche al punto di riferimento della sua vita, della sua esistenza, e Napoleone incarnava i principi di quella rivoluzione che invece il legittimismo borbonico metteva in discussione. Quindi è importante questo aspetto. Anche l'elemento popolare si rifà al Napoleone erede della rivoluzione, più che al Napoleone trionfante, al Napoleone imperatore, al Napoleone che aveva ricostituito una nuova monarchia. E poi un altro aspetto interessante nella leggenda, anche un'indicazione significativa, che è un po' pa un paradosso per certi versi. Napoleone, certamente per la sua formazione razionalista e illuminista, anche sul piano, al di là poi degli ultimi momenti in cui si è molto discusso se si è alla fine convertito, se ha avuto o no, questo è un elemento di secondaria importanza. Certamente tutte le testimonianze che abbiamo ci mostrano un uomo di formazione settecentesca, razionalista, che considerava la religione solo dal punto di vista politico, ma non aveva nessuna intima partecipazione all'elemento religioso. Questo non mi pare non ci siano dubbi. D'altra parte, sul piano artistico, tutte le cose che egli ha costruito, ha lasciato come verità il suo regime, ci conducono a un gusto neoclassico, quindi settecentesco, neoclassico. Però paradossalmente la leggenda viene affermata soprattutto dai romantici. Ecco, questo è un paradosso. Napoleone si afferma attraverso trionfando fra i romantici, da Hugo in poi, ma tutta la lettura romantica europea scopre l'eroe. E perché questo? Qual è la radice di questo? È proprio il fatto che Napoleone incarnava un'età eroica, di grandi imprese, di grandi ideali, di grandi principi, che si contrapponeva invece sia da un lato
alla cupa atmosfera della Restaurazione, ma anche per esempio alla meschina, grigia, routine quotidiana della Francia di organista di Luigi Filippo d'Orléans. Qui, per esempio, i personaggi standard sono significativi, no? Julien Sorel, che vive con dolore questa realtà meschina in cui è costretto a vivere, allora ogni volta che può si rintana da qualche parte e trova fuori il Memorial di Lascaux. Questo è importante. Ecco, certamente il Memorial di Lascaux ha una straordinaria importanza anche sul piano politico, ma in questo poi si può dire qualcosa, però sul piano proprio della letteratura, della leggenda di cui parlavamo, è il romanticismo europeo, che a un certo punto prende Napoleone e lo impone come il mito, no? Che condiziona tutta la cultura europea fino alla metà dell'Ottocento, ma anche oltre. Poi qui, ecco, Byron proprio, per esempio, può essere che poi anche per la sua, come dire, complicata vita personale, proprio l'emblema dell'eroe romantico, il suo amore per Napoleone è un amore incredibile, naturalmente. Lo tunge fino alla morte sostanzialmente, ma anche al di là, penso per esempio a Puškin in Russia, dove fa tanti esempi ancora. Tutta la lettura europea, la lettura romantica europea, riscopre Napoleone. Un po' paradossalmente, ripeto, che è un uomo in fondo del Settecento, lontano anche dal gusto di una giovane generazione romantica. Ma anche chi gli stava contro, come Tolstoj, in Guerra e Pace lo rispetta, insomma. Quindi. Un attimo solo, allora, vediamo qua. La parte interessante pure, una tra le parti interessanti, è il ritorno del corpo. Il ritorno del corpo, il corpo di Napoleone, body history, nel senso, viene preso il corpo, ci sarà dopo una lunga peripezia, ritorna in Francia, ora sta lì all'Les Invalides. Anche lì tu hai scritto delle belle pagine condensate di storia, insomma. Poi ce racconti Sì, la parte. dal punto di vista politico diciamo che è una scelta un po' scellerata o sciagurata dal punto di vista del regime che vigeva allora in Francia nel 40, cioè il regime della monarchia orleanista. Certamente Luigi Filippo d'Orléans, che nel 1830 appunto era salito al trono dopo la rivoluzione del luglio 1830 al posto dei Borbone che erano stati detronizzati, aveva, come dire, questa monarchia un po' un deficit di legittimità, questo è evidente, quindi cercava in qualche modo di consolidare il suo potere e anche la sua legittimità e si trovava di fronte a una Francia in cui a livello popolare intanto già, ma poi soprattutto anche a livello di classi colte, a livello della letteratura, dell'arte, eccetera, il mito di Napoleone si affermava, trionfava, diventava ogni giorno più importante. Quindi alla fine si fece questa scelta di far tornare in Francia il corpo di Napoleone. Fu Thiers che organizzò questa cosa, poi naturalmente le vicende politiche complicavano un po', non entro nei dettagli qui perché sarebbe troppo complicato, ma certamente fu una scelta, come dire, non felice, perché in fondo in questo modo Luigi Filippo d'Orléans metteva a Parigi nella tomba, no, nel tombeau all'Invalide, un altro sovrano. E quindi qualcuno disse un po' maliziosamente: ora abbiamo a Parigi due sovrani, uno che ha il potere, l'altro che è nella sua tomba, ma che ha un'importanza fondamentale. Quindi questo è certamente un elemento dal punto di vista politico su cui molti hanno riflettuto. Qualcuno anche ha posto delle riserve, per esempio Lamartine, no? Che fece un bel discorso alla Camera, non riuscì a opporsi a una marea montante. All'idea che appunto alla Camera c'era questo orientamento favorevole al ritorno delle ceneri, non riuscì a opporsi, però fece un discorso molto bello, devo dire, in cui pose dei distinguo e appunto prese le distanze da una memoria, quella napoleonica, che ricordava un'età di guerre, un'età anche di autoritarismi, quindi da liberale Lamartine prendeva le distanze rispetto alla memoria napoleonica. Anche io mi inchino a questo grande uomo, però non dimentichiamo quello che ha rappresentato per l'Europa, quindi guerre, stragi, soprattutto poi all'interno un regime autoritario, perché questo in sostanza il regime napoleonico era stato. Questo naturalmente dal punto di vista politico. Dal punto di vista della leggenda, certamente provoca è una giornata in cui ecco, si incontrano, davvero questa volta si intrecciano le due correnti di
del mito Napoleone, quella popolare, ci fu una partecipazione enorme al ritorno delle ceneri a Parigi, e anche quella della letteratura e della cultura degli uomini delle classi elevate, che anch'essi in buona misura celebrarono questo giorno straordinario. Però non mancavano le voci in qualche modo critiche, e su questo forse si può dire qualcosa. Dal punto di vista politico, ripeto, quelli che non amavano molto la verità di Napoleone misero in guardia. Attenzione, riportandolo qui, riportiamo questa memoria che in fondo stava lì a Sant'Elena e potevamo celebrarla in maniera degna. Ora invece riportiamo questa memoria nel cuore di Parigi, è qualcosa di pericoloso. Nell'immediato questo pericolo non si colse troppo perché non c'era una forza bonapartista solida in Francia in questo momento. Però attenzione, passeranno 8 anni, nel 48-49 con la rivoluzione, poi ci sarà l'elezione del nipote Napoleone III alla presidenza della Repubblica e poi il colpo di Stato del 2 dicembre, data napoleonica per eccellenza, del 51, in cui Napoleone III creerà il secondo impero napoleonico. Quindi non fu una scelta politica molto felice, naturalmente, da questo punto di vista. Ma poi c'è anche un altro aspetto però, di critica che a me sembra anche forse più interessante. E cioè, in fondo, fu un errore, dissero molti, spostare Napoleone da Sant'Elena. E qui devo dire che nella leggenda, accanto a Napoleone, diventa a un certo punto una componente essenziale, ineliminabile della leggenda, anche l'isola dove egli era morto e dove era stato in primo tempo sepolto, cioè Sant'Elena. Lo disse con chiarezza Chateaubriand, che pure era stato un nemico di Napoleone, che però poi riscopre la sua grandezza e anzi scrive pagine bellissime sulla figura di Napoleone, di cui pure era stato nemico, avversario, anche molto feroce, pensiamo alle parole che scrisse nel 14. Ecco, Chateaubriand dice con chiarezza, sarebbe stato meglio lasciarlo a Sant'Elena, lì in quella roccia battuta dai venti, battuta dai marosi. Era quella natura anche così selvaggia, così aspra, si addiceva bene al ricordo di un uomo così grande. E anche nella sua solitudine, un uomo grande come lui non poteva non stare in questa drammatica solitudine dell'oceano. Questo contribuiva come dire, a rendere ancora più grande il ricordo di quest'uomo. Qui a Parigi lo abbiamo portato fra le immondizie di Parigi, è diventato nuovamente come di un elemento, no, del dibattito, del confronto, della discussione, è venuto a dividere ancora una volta i francesi, mentre lì era veramente il mito a cui tutti potevano guardare se non con amore e con rispetto. Qui invece viene come dire, a creare nuove divisioni all'interno della Francia e devo dire che questo aspetto si trova in molti testi, cioè in fondo molti riconoscono in Sant'Elena, che per caso era stato legato alla vita di Napoleone, alla scelta degli inglesi di legarlo lì. Sant'Elena in qualche modo si congiunge indissolubilmente al mito. Davvero la grandezza di Napoleone si immedesima con questo scoglio così lontano, sperduto nell'oceano. Questo è un aspetto anche qui, direi, interessante che si coglie nelle voci critiche rispetto alla giornata del ritorno del liceo. Prima di passare all'ultimo capitolo, l'aspetto di Sant'Elena conclusioni, poi mi riallaccio a Napoleone III quando tu hai scritto questo particolare che io ignoravo. In quegli anni, Napoleone, pagina 186, in quegli anni Napoleone III chiese anche all'Austria la restituzione del corpo del figlio di Napoleone, ma senza risultati. Il progetto fu ripreso nel 1940 dall'ambasciatore tedesco a Parigi, Otto Abetz, e fu infine accolto da Hitler, desideroso di compiere un gesto amichevole nei confronti della Francia che le sue truppe avevano occupato nel giugno. La cerimonia si svolse di notte al cospetto di pochi invitati e nemmeno fu presente il capo della Francia collaborazionista, il maresciallo Philippe Pétain, irritato perché l'iniziativa era stata presa da Berlino. Questa è Certo. una parte molto interessante su questo. Sì, qui entra in gioco l'Aiglon, l'aquilotto, cioè il figlio naturalmente, che ha un destino davvero molto infelice. Io ho scritto un po' di pagine su questo perché un po' anche qui, anche il figlio colpisce molto la generazione romantica, un fanciullo che è schiacciato dalla memoria del padre, che vive sostanzialmente una condizione di prigionia alla corte di Vienna. E che poi alla fine muore giovanissimo,
Quindi c'è una bella pagina di Mazzini, devo dire, di Giuseppe Mazzini. Quando muore, appunto, siamo nel 32, se non ricordo male, sì, 32. Quando muore il figlio di Napoleone, Mazzini scrive una poesia, un testo ai poeti, invitando i poeti a cantare il destino atroce di quest'uomo, che sta di questo giovane che è stato vittima della ragion di Stato, delle leggi e della politica, che gli hanno impedito di vivere in ogni modo, una vita schiacciata dal peso del nome che portava. È una pagina molto bella, commossa, di Mazzini, che pure non amava certamente il tiranno, il despota. Sì, quindi è interessante questo aspetto. La sfortuna un po' lo persegue da fino alla fine, perché paradossalmente rientra in Francia per volontà di Hitler, e in una Francia occupata dai tedeschi, dai nazisti. Quindi questo è un triste destino. E diciamo, il 15 dicembre del 1900, quindi esattamente 100 anni dopo il ritorno del padre, in Parigi gel di notte, però, quindi a presenza davvero di pochissime persone, c'è questa cerimonia con cui su una fusta di cannone viene portato il corpo, e poi viene anch'esso deposto all'Invalide. Ed è interessante questo triste destino. E ci fu una poetessa francese, mi permetto di citarla, perché è colei che esprime meglio anche, come dire, l'amarezza nei confronti del destino di questo giovane, che anche in questa cerimonia, in fondo, vede la propria sfortuna, no? Sostanzialmente. E allora è una bella poesia di questa giovane di Fran, si chiama Monique di Fran, che era diciottenne allora, non era parigina, viveva a Grenoble, e scrisse questi versi che celebrano appunto questo momento, in fondo, triste nella vita, ulteriormente triste nella vita di un uomo già così infelice. La fatalità che cullò il re di Roma lo perseguita ancora al di là della tomba. Parigi, non senti stasera il grido delle aquile? Gli avvoltoi sono vincitori in questo inverno di morte. Gli avvoltoi sono i nazisti, ovviamente. Essi hanno tutto profanato, e la tua anima e il tuo corpo. Parigi, senti questa sera, senti il grido delle aquile. Ecco, qui è molto bello questo richiamo appunto alla resistenza contro i nazisti, che avevano in fondo profanato anche la memoria dell'Aiglon, dell'Aquilotto, no, del figlio di Napoleone, fino alla sua, a quest'ultima cerimonia, e perseguitato da un triste destino, ecco, da un amaro, tristissimo, tragico destino. Ecco, se posso aggiungere una cosa, perché forse prima, per non essere troppo lungo, però adesso dalle tue parole mi è venuto in mente questo. Un elemento forse interessante da dire è che il ritorno delle ceneri del 15 dicembre 1140 segna, ripeto, un po' l'incrocio delle due correnti del mito napoleonico, quello popolare e quello colto. E quindi c'è presente il vecchio Lascazes, per esempio, che non va a Sant'Elena, come invece ci vanno Bertrand e alcuni altri compagni, ma ci sono anche, c'è Hugo, ci sono tutti i protagonisti dell'agenda, sono presenti. Ecco, però l'avvento al potere di Napoleone III, questo è interessante cogliere, provoca una crisi profonda in questa leggenda, in questo mito napoleonico, che è una parte importante della letteratura francese, innanzitutto europea in generale. Cioè, non è un fatto, come dire, non fa bene alla leggenda il fatto che Napoleone ritorni, il buonapartismo ritorni al potere con il nipote. È emblematica proprio la vicenda di Victor Hugo, il quale ha celebrato nel 1827 la poesia, no, lui, sempre lui, ovunque lui. Ovunque io trovo ispirazione, non trovo sempre davanti a me questa figura gigantesca che ispira i miei versi. Ecco, lui, sempre lui. Quindi sono i versi forse più, anche per esempio Le due isole, che è molto bello, no? In cui celebra Corsica e Sant'Elena. La natura le ha fatte così selvagge, spazzate dai venti e dai marosi, proprio perché in una potesse nascere Bonaparte e nell'altra Napoleone morì. Quindi Hugo era stato uno il grande cantore della leggenda. Però quando va al potere Napoleone III, va in esilio, critica Napoleone, lo chiama Napoleone il Piccolo in maniera spregiativa, e si distacca molto dalla leggenda napoleonica. Certo, esalta ancora l'uomo, ricorda il grande uomo, però gli dà una colpa enorme, quella di avere soffocato la libertà in Francia.
Questo liberalismo che emerge nella pensiero dell'ultimo Hugo lo porta a staccarsi dalla leggenda. Questo è veramente interessante da questo punto di vista, mentre il bonapartismo popolare porta Napoleone III al potere, perché di questo Napoleone III probabilmente si basa su questa grande popolare di Napoleone e lo zio per andare al potere. Le classi colte, le classi alte in buona parte si raffreddano e anzi passeranno a una sorda opposizione nei confronti dello stesso di Napoleone III. In fondo, ecco, questo è veramente interessante. Molti uomini, artisti, letterati, eccetera, esaltavano la leggenda, ma non volevano che essa come dire, ritornasse. Quando il bonapartismo si riproduce al potere, si allontanano, perché c'erano molte cose nel bonapartismo che essi non accettavano, ma in particolare l'elemento più importante, appunto, la mancanza di libertà, l'autoritarismo di Napoleone. Questo è l'elemento che anche un altro Edgar Quinet, per esempio, uno storico, ha un percorso analogo. Anche egli condanna la memoria napoleonica in nome dei principi liberali quando il bonapartismo sale di nuovo al potere con Napoleone III. Grazie. Poi ci sta questa parte che a me è piaciuta molto, lo spettro di Santerella, quando tu parli dell'Ucronia, questo pagina 189, cito, leggo, Ah, sì. 1836, Louis Geoffroy, magistrato, pubblicò un libro, Napoleone e la conquista del mondo, 1812-1832, storia della monarchia universale, riedito poi nel 1841 con il titolo Napoleon Apocryphe. Traduzione italiana Napoleone Apocrifo, nel quale immaginò che Napoleone avesse sconfitto la Russia nel 1812 e quindi, invasa l'Inghilterra, avesse imposto al mondo il proprio dominio. L'impero universale da lui stabilito, oltre a garantire l'ordine, la pace e la felicità, promuove uno straordinario progresso scientifico e tecnologico grazie all'utilizzo delle due risorse dalle quali era possibile attendersi all'epoca radicali novità: l'elettricità e soprattutto il vapore, in grado di creare nelle sue diverse applicazioni forze centuplicate rispetto a quelle conosciute. Stato edito in Italia da Franco Maria Ricci, Sì. io ho comprato un'edizione di 1896, se ne trovano poche sul mercato antiquario. Ce ne parli un po', insomma, della. Sì, sì, questo è interessante perché incrocia un tema che nella leggenda è molto vivo, nel senso, fin dai primi anni dopo la morte, cioè l'idea della sopravvivenza di Napoleone. L'oggetto che nacquero molti Napoleoni falsi in Francia dopo il 21, no? Che dicevano viva Napoleone, queste voci si diffondono, la polizia si mobilita per cercare di trovare questi impostori, eccetera. Ma per esempio c'era stata una bellissima poesia di un altro, ecco, come Hugo è il cantore della leggenda colta, Béranger è il cantore della leggenda popolare. E c'era una bellissima poesia appunto di Béranger in cui lui dice: ci dicono che il nostro imperatore è morto sotto un salice piangente, ma noi non ci crediamo. O Dio, che tu che l'hai protetto sotto la tua ala. Non è vero che egli non è morto. Ecco, quindi l'idea che Napoleone non è morto, siamo appunto ancora negli anni 20 dell'Ottocento. E appunto questa idea del Napoleone non è morto ritorna molte volte nella leggenda attraverso naturalmente immaginazioni, attraverso fantasie. E questo è un testo abbastanza interessante, singolare, perché appunto immagina che Napoleone abbia sconfitto la Russia, abbia conquistato il mondo e che nel 1826, se non ricordo male, comunque alcuni anni dopo, ritorna in Europa a bordo della sua nave dopo aver conquistato tutto il mondo, e adesso è il padrone del mondo. Se non che a un certo punto, questo è l'aspetto interessante, e qui torna Sant'Elena, che è protagonista del libro, della leggenda come Napoleone. A un certo punto la nave incrocia Sant'Elena e allora il comandante della nave si accosta a Napoleone e dice: "Bah, dobbiamo fermarci, dobbiamo fare scalo." No, la nave si allontana, non tocchi quest'isola. E naturalmente c'è questo rifiuto di Napoleone di fermarsi nell'isola e poi l'autore immagina che una volta arrivati in Europa, Napoleone invii a Sant'Elena una squadra di navi che evacua l'isola, quindi fa partire tutti, raccoglie tutti gli abitanti, poi mette nell'isola una serie di
di esplosivi di straordinaria potenza, con tutti c'è un po' di fantascienza nel libro, che avete detto, l'elettricità, eccetera. Quindi la tecnologia mette a disposizione una tale potenza distruttiva che l'isola viene minata dalle fondamenta e viene fatta esplodere. E quindi il 5 maggio 1827, così finisce il romanzo, nel centro dell'oceano non resta più nulla dell'isola. E quindi Napoleone, tornando dall'Oriente, quando incontra Santerre, è bello anche leggere le pagine, appunto, in cui dice questo: nel momento in cui avvistavano la nave e il generale Bertrand annunciò che Santerre era apparso all'orizzonte, l'imperatore impallidì. Un sudore freddo gli imbrullò improvvisamente la fronte. Sembrava che un pericolo ignoto, un fantasma spaventoso, gli avessero gelato il sangue. Santerre, disse con voce cupa e lasciò ricadere la testa. È simpatico, è molto bella questa ricostruzione di questo ideale. Appunto, qui è Santerre, grazie appunto al Napoleone trionfante, che riesce a far scomparire dalla faccia della terra quella piccola isola. Bene. Tipo Zabriskie Point, insomma. Esatto, sì. No, questo, no, ma anche quello che tu citavi è interessante. L'impero Napoleone, che viene celebrato come tutte le novità vengono messe in atto, un impero modernizzatore in tutti i sensi, addirittura fantascientifici, immaginano che ci siano, no, degli ritrovati scientifici straordinari. Questo aspetto, sì, è curioso del libro, molto, molto Molto divertente. bello, insomma. 36, è 1836, quindi 1936, insomma, sì, attiva. interessante. Parliamo di Uronia nel 1836, non ora, insomma. L'ultima cosa, filmografia e bibliografia. Sono stati fatti molti film, sono stati scritti molti libri. Quali sono piaciuti di più, insomma, I libri. no, dei film e dei libri. Dei film e dei libri, così chiudiamo. Film, guarda, sì, i film che hanno avuto più successo sono stati quelli che un po' hanno immaginato che Napoleone sia fuggito da Santerre. No, quindi questi sono abbastanza, diciamo, hanno avuto anche un certo successo, voglio dire. È difficile fare film su Santerre per certi versi, perché hanno più una resa teatrale che cinematografica, nel senso che si tratta comunque di ricostruire come dire, un ambiente, i dialoghi, la psicologia dei personaggi. Questo va sicuramente al centro di un'opera del genere. E in fondo lo spazio che si concede alla filmografia più spettacolare, insomma, anche più, se volete, vicino al gusto del pubblico. E infatti qualcuno ha fatto questo, può nascere dalla rievocazione, c'è Napoleone che ricorda, e quindi ricordando si possono rappresentare i momenti più importanti della sua carriera politica, militare, eccetera. Ma direi molto si è insistito su questo aspetto della fuga di Napoleone, quindi Napoleone che torna in Europa e non viene riconosciuto, per esempio. Adesso, insomma, ecco, io. Se qualcuno si può vedere, perché qualcuno di questi non è facile trovarli, i più vecchi, perché sono dei film muti molto belli. Per esempio, c'è un forte rimpianto che non si sia realizzato il film che voleva fare. Beh, a parte Abel Gance, il grande regista francese che è il famoso Napoleone, lui voleva fare un film su Santerre, non è riuscito a farlo. Però ecco, l'idea fu ripresa da Charlie Chaplin, che però non ha realizzato questo film. Questo è un po' un rammarico, diciamo, perché sarebbe stato estremamente interessante. Attenzione, anche qui l'elemento, voglio dire, ideologico è importante. Certo, in questo momento è progressista, siamo fra le due guerre, quindi il momento in cui l'Europa, momento, devo dire, diciamo, un po' vicino al clima che stiamo vivendo in questi anni, devo dire, no? L'Europa fa le due guerre. Un po' ci siamo tornati, ahimè, anche se pensavamo di non tornarci più. Ecco, in quel clima cupo, Chaplin rivalto l'Europa, la libertà, quindi l'amore fra i popoli, quindi questi elementi interessanti. D'altra parte poi il film non lo fece, e fece il grande dittatore invece subito dopo. Quindi sarebbe stato interessante vedere cosa avrebbe cacciato fuori Chaplin da questa opera. In italiano si può vedere, credo, anzi si può dire, su Rai Play c'è un vecchio sceneggiato della Rai. Io alle volte li guardo con un po' di nostalgia, ho rivisto i fratelli Caramazzo, i vecchi sceneggiati della Rai, che non era male.
E appunto proprio sulla Napoleone della Santa Elena è del 73, credo, 74, no? In cui appunto ricostruisce, devo dire, abbastanza bene i dialoghi della Santa Elena, anche i personaggi, questo si può vedere. Poi certo, ripeto, per esempio, i vestiti nuovi dell'imperatore, questo per esempio è un libro, è un film che ha avuto molto successo, oppure Monsieur N, per esempio. Appunto, qui appunto abbiamo Napoleone che immaginario che o fugge da Sant'Elena oppure viene sostituito da un altro, ecco, il Monsieur N, c'è qualcuno appunto che si sostituisce a lui, che poi in qualche modo riprendono temi che in quegli anni, penso che siamo agli inizi degli anni 2000, credo, se non ricordo male, in quegli anni si dibattevano, perché non dimentichiamo che in Francia c'è stato un forte, un po', devo dire francamente, forti e animate, ma anche abbastanza incredibili discussioni sul fatto che forse agli invalidi non ci sarebbe il corpo di Napoleone. Quindi addirittura poi si è parlato addirittura di aprire il tombò, di esumare i resti per confermare che fosse veramente Napoleone. Ecco, da queste voci, su cui si è molto discusso, ovviamente che hanno nessun valore sul piano fotografico, da queste voci è nata anche l'idea di questi film, un po', come dire, fantasiosi, a me non piacciono troppo, devo dire. Preferisco più l'asciutta rappresentazione della realtà storica. In questo devo dire c'è un libro, c'è un film, scusate, di Simoni, Simoni Renato, del 1943, che ho avuto modo di recuperare faticosamente e che è fatto veramente bene. Siamo negli ultimi anni, durante la guerra, naturalmente, che riprende bene alcuni aspetti della vita di Sant'Elena e ricostruisce in maniera significativa ma anche convincente l'ambiente. Tra l'altro c'erano grandi attori, devo dire, per esempio c'era, vediamo se mi ricordo, Salvo Randone che faceva Gurgù, se non ricordo male, una delle due donne, non mi ricordo più, era Mercedes Brignone, se non mi ricordo male. Poi, e poi tra l'altro, questa è poi una piccola chicca, se volete. Un giovane ufficiale inglese era Alberto Sordi, un giovanissimo Alberto Sordi. Ma è un bel film questo, 1943, appunto Simoni, italiano. Che, poi ripeto, la filmografia più grande su Napoleone non è quella su Sant'Elena, naturalmente, ma su altri temi, devo dire. E poi mi chiedevi anche dei libri. Ecco, devo dire una cosa, si può dire facendo un breve bilancio, se ho il tempo, un minuto. Sì. Ricordiamo il film non fatto di cosa, Stanley Kubrick, purtroppo ci ha studiato la vita. Ah, Non... sì, certo, anche quello, giusto, giusto, l'ho dimenticato. Dimmi sui libri allora, l'ultima domanda. No, questo volevo dire, in Francia c'è stato un clima, devo dire, abbastanza orribile, purtroppo. Nel senso che ci sono state queste questioni, che Napoleone era razzista, poi Napoleone è nemico delle donne, quindi con questa mania del politicamente corretto, che trovo francamente idiota, tanto più in un momento come questo in cui la storia ci sta dando delle lezioni davvero amarissime, devo dire. Ecco. Si è detto che Napoleone, cioè, caricando sul Napoleone temi, concetti, principi che sono del nostro tempo, ma che non potevano essere del tempo. A parte poi che Napoleone razzista non era, non è affatto vero, quindi è sbagliato. Comunque, al di là di qui c'è stata questa polemica. Invece, devo dire, in Italia ci sono state celebrazioni molto belle, naturalmente. Per esempio, c'è stata una splendida mostra al Museo Napoleonico di Roma e soprattutto ci sono stati molti libri importanti. Ecco, io vorrei ricordare per esempio l'ultima stanza di Luigi Mascilli Migliorini, che è un grande esperto, un grande amico e un esperto di cose, un bellissimo libro, proprio molto psicologico, La Differenza del Mio, in cui ho cercato più di vedere gli aspetti politici, eccetera. Che proprio guarda l'anima di Napoleone, l'ultima stanza, no? Quest'uomo che alla fine in questi 150 metri quadri, questo era Longhouse, si ritira nel suo interieur e lì vive gli ultimi momenti. È un dramma anche umano che va considerato, che è estremamente importante. E poi anche, per esempio, Andrea Merlotti, due colleghi amici di Torino, Andrea Merlotti e Paola Bianchi, hanno scritto per Il Mulino un libro molto bello, anche appunto in cui, adesso il titolo purtroppo non lo dimentico, come lo trovate, Il Mulino, Andrea Merlotti e Paola Bianchi, in cui vede tutte le testimonianze di Napoleone in Italia, quindi vede... Ripercorre l'Italia, ecco, in viaggio con Napoleone, qualcosa che... Come? Luoghi di Napoleone, credo. Esattamente, luoghi di Napoleone, esattamente. Quindi, ed è molto bello, molto ricco di notizie, molto intelligente, fatto molto bene. Per esempio, anche
Ce ne sono tanti altri che sono usciti, appunto, ma devo dire una produzione davvero, davvero molto, molto ricca. Ecco, in Italia queste polemiche ci sono state molto meno, anzi, non, quasi per nulla. Tutto sommato abbiamo una serie di pubblicazioni che hanno notevolmente arricchito la bibliografia italiana sul Napoleone, l'hanno rinverdita e hanno dato un contributo, a mio parere, importante, appunto. Più che in Francia, sono usciti anche in Francia, con, ci sono una grande mostra a Parigi, Thierry Lenz ha scritto appunto un libro molto bello sulla morte di Napoleone, però queste polemiche hanno un po', come dire, macchiato un bicentenario che forse poteva essere celebrato con più intelligenza, senza cedere a queste mode sciocche del politicamente corretto o delle critiche anacronistiche al passato in nome di principi ideali che sono nostri, ma che non potevano essere di quel tempo. Quindi se pigliamo gli imperatori romani con politicamente corretto non dovremmo studiarli più, Ma praticamente. sì, no, ma poi si arriva al massimo, qui si arriva al massimo che Beh, all'estremo che in America si censurano i classici. Censurano i classici. purtroppo. Curati una Quindi, commedia, insomma, c'è tutto è censurabile. no, spero che finisca presto, perché è veramente un impoverimento culturale gravissimo. Io credo che abbiamo esaurito tutti i punti. Certo. Vi saluto a tutti quanti e il filmato lo vedrete caricato nel canale YouTube Storia Locale. Salutiamo il professor Vittorio Criscuolo, mostro per l'ultima volta il libro, è questo qui, Ehi fu, la morte di Napoleone. Si legge benissimo, l'ho letto io, e poi dietro c'è la frase di Chateaubriand. Non è forse tutto finito con Napoleone? L'anima mancò all'universo nuovo, sin da quando Bonaparte ritirò il suo soffio vitale. Gli oggetti sparirono alla vista dopo che non furono più rischiarati dalla luce che aveva dato loro il rilievo e i colori. Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie, grazie a tutti.